rispondere al grido disperato di chi ogni giorno in Sud Sudan vive un dramma silenzioso, poco conosciuto, una crisi umanitaria gravissima che da 4 anni sta mettendo in ginocchio più di 7 milioni di persone, tra colera, guerra, carestia, massacri sistematici perpetrati per motivi etnici. Questo è lo spirito dell'iniziativa Il Papa per il Sud Sudan, presentata recentemente in sala stampa vaticana. Tramite il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il Pontefice rende tangibile la vicinanza della Chiesa alla popolazione sudanese, coinvolgendola direttamente nella ricostruzione del proprio tessuto sociale. Borse di studio per il conseguimento di diplomi di insegnamento per le scuole primarie, aiuti finanziari a strutture ospedaliere, progetti di riqualificazione agraria. Sono molteplici gli ambiti su cui interviene l'iniziativa voluta da Francesco. Con noi il prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il cardinale Peter Turkson. Nei tempi passati ci sono state diverse assistenze al Sud Sudan. A parlare un po' della visita che ho fatto qualche volta a nome sempre del Dicastero, dove subito dopo l'ultimo conflitto e la stagione della pioggia, la gente che non potevano vivere nelle loro case passavano il letto nelle scuole, nelle chiese, eccetera. Grandi vittime, diciamo, feste per i zanzari durante la notte con un po' di malaria, eccetera. Al ritorno abbiamo fatto un piccolo assistenza, organizzato una serie di medicinali per questa popolazione. Quindi, cosa rappresenta questo gesto? La solidarietà e la solicitudine del Santo Padre per questo popolo. Nel campo dell'agricoltura, l'iniziativa del Pontefice prevede il coinvolgimento di 2.500 famiglie appartenenti a 3 diocesi della parte meridionale del Sud Sudan, a cui sono destinate attrezzature per la coltivazione e l'allevamento del bestiame. La gestione di questo piano di sviluppo è affidata a Caritas Internationalis, il suo segretario generale Michel Roy. Dare cibo mese dopo mese, settimana dopo settimana, anni dopo anni, questo non è la soluzione. Produrre molto meglio, no? Dà un segno che si deve innovare in questo campo. La priorità oggi è finire con la guerra, con il conflitto, con la violenza. Non si può dittare così, però bisogna impegnarsi e la Santa Sede anche si impegna a fare che ci sia un dialogo serio tra i combattanti. Dal supporto del personale medico all'acquisto di attrezzature e medicinali, l'iniziativa di Francesco sostiene anche 2 strutture ospedaliere gestite dalle suore comboniane. In una di queste, nella clinica di Nzara, tra le città più tormentate del paese, presta servizio come missionaria suor Laura Gemignani. C'è bisogno di allungare le mani, di allungare il cuore e di far funzionare il cervello e trovare la soluzione per una pace duratura, perché la gente è stanca. Aveva aspettato l'indipendenza come un grande giorno e si è trovata ancora in una situazione peggiore di prima. Gli anziani dicono che era meglio quando andava peggio, quando eravamo sotto il mondo arabo. Questo fa male. La speranza, per esempio, c'è, ci sono piccoli segni, ma speriamo che si ingrandiscano. Si arriverà sicuramente a una pace, non posso non pensare che non si arrivi alla pace, perché questi nostri fratelli hanno gli stessi diritti di noi.